caso scommesse. Fabrizio Corona, indagato per diffamazione aggravata. Stefano El Shaarawy e Nicolò Casale, rispettivamente l'attaccante della Roma e il difensore della Lazio, hanno querelato Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi li ha tirati in ballo a Striscia la Notizia nel caso scommesse. Ora, Corona è indagato per diffamazione aggravata dalla Procura di Milano. I fascicoli sono coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Letizia Mannella. L'ex agente fotografico è indagato per diffamazione aggravata dal mezzo stampa. Stefano El Shaarawy si dice poco incline ad esporsi pubblicamente ma, di fronte all'operazione infamante di Corona, non poteva tirarsi indietro. È stata orchestrata chirurgicamente, ha scritto l'attaccante della Roma nella querela depositata dai suoi legali alla Procura di Milano lo scorso venerdì. El Shaarawy deve tutelarsi, tutelare la società sportiva a cui è legato e il calcio italiano. Perciò, gli autori di questa operazione devono risponderne e non ripetere iniziative simili. L'ex re dei paparazzi, da giorni, sta facendo uscire i nomi dei calciatori che, secondo lui, sono coinvolti nel caso scommesse. Lo fa usando come canali il sito Dillinger News, i social e alcune TV. Intanto, c'è una seconda denuncia contro di lui, presentata ai pubblici ministeri di Milano, quella di Nicolò Casale. Il legale del difensore della Lazio ha dichiarato che Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo. È inaccettabile la gogna a cui è sottoposto da un delinquente conclamato, disposto a tutto pur di ottenere visibilità mediatica. Su Striscia la Notizia, il 18 giugno, Corona ha citato El Shaarawy, Nicolò Casale e Federico Gatti, difensore della Juve. Ha fatto questi nomi dopo aver ricevuto il tapiro d'oro, per essere stato censurato nella trasmissione Avanti Popolo di Rai 3, condotta da Nunzia De Girolamo. Corona ha anche mostrato a Valerio Staffelli un filmato in cui i giocatori parlano delle puntate mentre palleggiano. Ad oggi, sono indagati per un giro di scommesse su piattaforme illegali nell'inchiesta della Procura di Torino Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Corona aveva fatto questi tre nomi prima che si sapesse del loro coinvolgimento nelle indagini. Che ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.